si sta producendo una società dal padre assente o evaporato, una società essenzialmente in cui viene meno la figura fondamentale del padre, che è quella di educare, è una funzione paideutica quella del padre, di educare alla crescita, di porre dei limiti essenzialmente. La società odierna è una società senza limiti, che dissolve il limite in ogni ambito, in ambito economico, sa va san dire, il mito della crescita infinita, in ambito geopolitico lo sconfinamento permanente, in ambito etico la violazione di ogni inviolabile, in ambito nell'ambito che qui stiamo trattando, l'ambito erotico, la dissoluzione di ogni limite e l'imposizione di un nuovo profilo dell'individuo plus gaudente che dissolve, questo è il punto con cui voglio chiudere, dissolve la relazione fondativa tra la sessualità e la dimensione procreativa, che non ha nulla di, diciamo così, di intrinsecamente cattolico o quant'altro, fa parte della natura umana, che è merito anche di molta filosofia cattolica aver indagato e messo in luce, ma è già tutto in Aristotele e in Platone, come abbiamo visto questo tema. È Platone che definisce zeion, divina, la funzione procreativa dell'uomo, nella misura in cui fa sì che la determinazione sessuale abbia una sua valenza progettuale e prospettica. Intendiamoci, in ogni società vi sono state forme anche disinibite della sessualità, ma mai come nella nostra, questo è il novum della nostra epoca, mai come nella nostra la sessualità si era disgiunta integralmente nelle sue forme dominanti rispetto alla funzione procreativa. Ne scaturisce ancora una volta una società dal volto pienamente nichilistico, una società che disgiunge totalmente la sessualità dalla funzione procreativa, una società che non trasmette nulla al futuro, è una società dalla trasmissione interrotta di educazione, di valori, di figli anche al futuro. È una società che si interrompe essenzialmente, che resta svuotata di senso nelle sue stesse fondamenta. Questo è il paradosso del nostro tempo, che genera per un verso la fine del padre, la svirilizzazione dell'uomo, altro tema interessante, il curioso guardare con attenzione verso culture altre rispetto alla nostra. Spiego in questa chiave l'attenzione che da parte di alcune frange della nostra società si ha verso la cultura islamica, che è una cultura diversissima dalla nostra, ma dove alcuni di questi progetti, processi di nichilistica ridefinizione integrale con distruzione della famiglia, svirilizzazione, non sono ancora compiuti, o non lo sono nella forma così radicale dell'Occidente, che ormai sempre più diventa una società nichilistica ed eunucoidale, potremmo dire, no? Svirilizzata in ogni sua prospettiva. Ecco, credo quindi che ripartire dalla famiglia sia un tema decisivo. Io ho chiuso il mio libro con il quadro di un artista che è presente in sala, anche Mishev, un artista bulgaro, che ha fatto un quadro molto bello che si chiama Il Quarto Stato, dove sono rappresentati i protagonisti del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, dove però la scena non è quella di uno sciopero, ma di un matrimonio. L'artista ci sta sottolineando in maniera pertinente, credo, come oggi sposarsi costituisca un gesto rivoluzionario quanto il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, quanto lo sciopero del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo.